Sentiamo spesso parlare il Premier Gentiloni e prima di lui Renzi, e spesso magnificano la politica del governo in termini di occupazione. Ma io dico che bisogna saper leggere i dati e bisogna saperlo fare molto, ma molto attentamente, perché di venditori di fumo al governo ne abbiamo fin troppi. Bisogna dire che, bisogna rispolverare l'espressione popolare, non è tutto oro quello che luccica, anzi si sta cercando di vendere per oro quella che è semplice chincaglieria. Andiamo ai dati dell'occupazione. L'Italia, si dice, recupera il livello degli occupati pre-crisi. Ma in che modo? Perché il lavoro ha cambiato completamente le sue coordinate e ora assistiamo a un livello di occupazione che apparentemente è tornato appunto a quello della pre-crisi. Ma parliamo di lavoretti, parliamo di contrattini, parliamo di mini contratti. Cresce l'età media dei lavoratori e invece per i giovani, lo diremo, l'occupazione giovanile cala del 10,4% rispetto al 2008. In buona sostanza c'è un dato apparente, cioè si è ristabilito il livello occupazionale ai livelli pre-crisi, ma stiamo parlando di una precarizzazione del lavoro, di un lavoro appunto che si basa, come dire, su rapporti di breve durata, i cosiddetti lavoretti, che nel 2016 arrivano a sfiorare 4 milioni, mentre nel 2012 erano 3 milioni. Si tratta prevalentemente di contratti a termine fino a 3 mesi e di voucher. E addirittura nel secondo trimestre del 2017 i contratti a termine hanno raggiunto il record di 2,7 milioni. Lavori e lavoretti, lavoro precario. Pensate a questo lavoro precario, ma poi ci sono dei casi ancora più eclatanti, il cosiddetto lavoro giornaliero, di quelli che, penso ai supplenti delle scuole che stanno in casa, o persone che lavorano in industria, in come operai soprattutto, e che stanno lì per lì, stanno aspettando la chiamata giornaliera per guadagnare la giornata. Ma questo è un altro discorso. Stiamo parlando di una precarizzazione e stiamo parlando di una serie di lavori a tempo appunto determinato, parliamo appunto di mini contratti che solo apparentemente elevano il livello occupazionale, portandolo appunto ai livelli della pre-crisi. Su questo dovrebbe rispondere Giuliano Poletti, ma d'altronde questa è una politica figlia di scelte infelici che ha compiuto Renzi, cominciando dal Jobs Act, e Renzi ne ha combinate di tutti i colori. Dunque la precarizzazione portata agli estremi, è proprio questa la cifra, chiamiamola così, della politica occupazionale di Renzi prima e Gentiloni dopo. Ma parlo di Renzi, che ha magnificato tanto la sua occupazione in ambito di lavoro. Per i giovani non si è fatto nulla, allora assistiamo a questi lavori e lavoretti precari, e per i giovani, come detto innanzi, appunto si verifica per i giovani un calo del tasso di occupazione per i 15-34 anni, che si è attestato questo tasso di occupazione al 39,9%.
ed è diminuito di 10, punti percentuali rispetto appunto al 2008. Contemporaneamente si registra un aumento di 16 punti percentuali per i 55-64 anni. E quindi vedete un po' voi questa situazione. I giovani, per i giovani ci sono meno opportunità di lavoro. I giovani che dovrebbero rappresentare le basi del futuro. Lo ripeto, meno 10,4% rispetto al 2008. Sempre nel 2016, al contempo, oltre 2,1 milioni di persone tra i 55 e i 69 anni sono ormai ex occupati e senza pensione di lavoro. Andiamo avanti. Parliamo del Sud. Nel Sud una persona su due vive in uno stato di povertà, considerando appunto quelli che sono le cifre, i redditi attestanti, caratterizzanti lo stato di povertà. Quante chiacchiere che sono state fatte, incominciando dal bonus Sud e legato al bonus Sud, il contributo statale di circa 8.000 euro per un anno. Uno dice una bella cosa per le aziende che così potrebbero promuovere, però c'è un fatto che le imprese che hanno assunto oltre, che hanno assunto appunto i dipendenti, quelle imprese che hanno fatto domanda oltre il 20 novembre si trovano fregate, perché si dice appunto i fondi sono, le risorse sono esaurite e quindi voi avete assunto queste persone, però ci dispiace, non vi possiamo dare appunto il contributo statale di 8.000 euro. Signori cari, questa appunto è un'altra fregatura. Poi anche sui famosi patti tanto sbandierati e firmati da Renzi, le regioni del Sud hanno visto poco o nulla, come poco o nulla c'è per il Sud dalla legge di stabilità. Sì, ci sono dei riferimenti ai fondi europei, però bisognerà vedere se e quando il governo riuscirà appunto a trattare con l'Europa. Avete visto anche i debiti della pubblica amministrazione, la pubblica amministrazione che paga con estremi ritardi, però mentre lo Stato di fatto non paga le imprese e quindi le imprese poi non possono pagare i dipendenti, assistiamo alla oppressione e agli adempimenti fiscali che le oppressioni subite dalle aziende e agli adempimenti fiscali cui sono soggette le aziende. E questi adempimenti fiscali sono stati stimati in 238 ore l'anno. Io penso che siamo veramente allo stremo e che probabilmente già nella prossima primavera dovremo ricorrere ad una manovra correttiva tra i 5 e i 7 miliardi di euro. Avete visto? Queste sono le favole di questo governo di centrosinistra. Un governo di centrosinistra che penalizza il Sud, penalizza Taranto, l'abbiamo visto con la questione ILVA, occupazionale e ambientale, ma ti fa vedere che ti ha fatto crescere i livelli occupazionali, quando invece ha solamente creato la politica dei lavoretti, la politica dei lavori precari, quindi l'assoluta instabilità. La gente che con i lavoretti su lavoretti, rinnovabili ogni 3 mesi magari, riesce a campare un po', ma non si può dire sono stati raggiunti i livelli occupazionali della pre-crisi. È un governo di centrosinistra, bugiardo, come Pinocchio Renzi. Abbiamo finito. Un attimo solo. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.